Buonasera a tutti e ben ritornati o benvenuti nel canale. Piccola premessa, mi vedete con i capelli messi a caso e con una maglia che uso per stare dentro casa perché devo uscire tra un'ora e mezzo, quindi mi sono truccata prima per fare il video, ma per il resto, quindi vestiti e capelli sono un po' stile casalingo, non ci fate caso. E oggi volevo parlarvi dei miei fondotinta del periodo, ovvero i fondotinta che ultimamente sto usando di più, perché in realtà ultimamente, gli ultimi 2 mesi circa, sto usando diversi fondotinta a seconda delle occasioni, quindi li sto usando più o meno tutti nella stessa quantità, a parte uno che ultimamente uso solo quello, ma appunto lo vedrete durante il video. Ci sono sia fondotinta più economici, alcuni meno economici e di diverse texture. Quindi cominciamo subito e non mi perdo in chiacchiere. Allora, il primo che voglio farvi vedere è quello che ultimamente sto usando di più, ovvero questo qui di Neve Cosmetics, l'ultimo uscito, lo Star System Foundation, quello fatto in stick. E questa è la quantità che mi è rimasta, è meno della metà di quella che avete quando lo comprate, vedete è molto poca. In realtà proprio questo fondotinta di natura non ha tanta quantità di prodotto, infatti ha solo 4 ml, infatti ci sono state alcune polemiche riguardo questo fatto della quantità, però ho sentito anche dire che è un fondotinta molto concentrato di ingredienti, dove addirittura non c'è neanche l'acqua. Ovviamente, essendo Neve Cosmetics, non ci sono neanche ingredienti che fanno male, e quindi, essendo così concentrato di ingredienti che servono solo alla pigmentazione e alla copertura del fondotinta, dovrebbe durarvi di più, dovrebbe essere, da quello che ho capito, meno volatile, quindi ne usate di meno. Ma a parte questo, a me ne è rimasto così poco perché io, da quando l'ho comprato circa un mese fa, ovvero da quando ho fatto il video test che vi lascio linkato qua sopra, da quella volta, ovvero ripeto un mese, ho usato tutti i giorni questo, ma non scherzo, tutti i giorni, perché secondo me, prima cosa importante, è naturale, quindi non fate del male alla vostra pelle e quindi se potete è meglio secondo me optare per una cosa naturale perché appunto non vi fa male. Ma ovviamente la cosa bella è che c'è il compromesso tra naturale e qualità, nel senso che secondo me ha una qualità molto buona come fondotinta, perché su di me dà una buona coprenza che è modulabile, può arrivare ad essere alta. Io per esempio oggi ho usato questo, ho fatto solo una passata e mi ha coperto più o meno bene tutto, ripeto la coprenza è medio alta anche con una sola passata, ma la cosa che mi piace ancora di più è quanto risulti naturale sul mio viso, sulla mia tipologia di pelle che ho una pelle normale mista un po' grassa, e appunto sulla mia tipologia di pelle da questo effetto naturalissimo. Alla vista sembra che non portiate niente sul viso, anche al tatto non si sente assolutamente e non vi pesa durante la giornata, non sentite appunto il peso del fondotinta, quindi è naturale in tutti i sensi, sia alla vista, sia al tatto, sia come sensazione, nonostante sia un prodotto naturale che ha una buona coprenza e che è in stick, perché fondotinta e stick di solito risultano leggermente pesanti. Questo, almeno su di me e su come lo applico io, ovvero con una spugnetta inumidita, risulta naturalissimo e è per questo che mi piace. È il fondotinta in generale che mi dà l'effetto più naturale. L'unica cosa che, come vi dicevo appunto nel video che vi ho linkato prima, che vi consiglio di andare a vedere se volete maggiori informazioni su questo fondotinta, è che secondo me non è adatto per pelli secche, perché ho visto diverse recensioni di persone con pelle secche e dicono che segna le parti del viso dove appunto avete la pelle secca. In effetti, una volta, tipo la prima o la seconda volta che lo avevo provato, l'avevo portato per diverse ore e ha una durata molto buona, però mi aveva segnato tipo questa righetta qui di espressione, ma veramente una cosa molto molto leggera, ho fatto così e se n'è andato, però questo sulla mia tipologia di pelle che è normale grassa. E quindi consiglio, se lo volete provare e avete una pelle secca, di nutrirla veramente bene prima. Addirittura io che ho questa tipologia di pelle che quindi non è secca, sento il bisogno, prima di applicare questo fondotinta, di applicare una crema idratante. E quindi secondo me in effetti per una pelle secca non è super consigliato, a meno che, ripeto, non nutriate veramente molto bene prima la pelle. E mi sono dimenticata di dirvi che io ho la colorazione Light Warm, che per me è perfetta. Credo di aver parlato molto di questo fondotinta, quindi cerco di sbrigarmi e perdere meno tempo per ogni fondotinta, anche se in realtà non sono tanti perché parliamo solo di 4 fondotinta, però se parlo così tanto per ogni prodotto il video verrà lunghissimo, quindi cerco di restringere. Il secondo prodotto che vi voglio far vedere è questo qui di Wet n Wild, anche di questo ho fatto un video di prime impressioni che vi lascio linkato qua sopra. E anche questo mi piace tantissimo, anche se è una tipologia di fondotinta diverso. Infatti, prima cosa è liquido, quindi non è in stick, è abbastanza liquido.
all'applicatore fatto così a spatolina. E in pratica questo fondotinta è stato pensato per dare un effetto photoshoppato. Infatti si chiama Photo Focus Foundation from the Taint. Io l'ho nella colorazione Golden Beige Medium, che è una colorazione troppo scura per me. Però nella profumeria dove l'ho comprato c'erano solo due colorazioni. Quindi questo fondotinta, appunto, vi stavo dicendo che è pensato per dare un effetto photoshoppato, soprattutto nelle foto, perché non dà l'effetto flashback che di solito si ha quando magari appunto usate il flash e vi vengono quelle zone bianche. Questo è pensato appunto per venire bene in foto, per avere questa pelle photoshoppata, ma secondo me questo effetto di pelle bellissima e photoshoppata lo dà anche dalla realtà. Ovviamente è leggermente più pesante per esempio rispetto a quello di Neve Cosmetics, ma una cosa veramente minima. Se lo applicate con la spugnetta inumidita è veramente naturale come effetto, però io preferisco applicarlo con il suo pennello, sempre appunto di Wet n Wild, che è sporco perché l'ho utilizzato, questo qua, che è di una qualità buonissima. È fatto appunto a lingua di gatto e, se non sbaglio, anche questo ve l'ho fatto vedere nel video che vi ho linkato prima, e secondo me applica il fondotinta veramente bene. Con questo avete una copertura leggermente più alta, però in realtà l'effetto non è pesante. Ripeto, è leggermente più pesante rispetto a questo di Neve, ma una cosa molto leggera. In realtà non è che ci sia tutta questa pesantezza o tutto questo effetto mascherone, anzi, nonostante la buonissima copertura che dà, ma nonostante soprattutto questo effetto di pelle perfetta. E inoltre anche questo, come quello di Neve Cosmetics, ha una durata veramente buona. Quindi diciamo che questo qui lo utilizzo quando voglio avere una pelle perfetta, quindi magari per una serata, per un'occasione particolare, mentre questo qui di Neve Cosmetics, dato che è naturale e mi piace molto l'effetto, tendo a utilizzarlo per tutti i giorni. Per tutti i giorni, ma anche tipo stasera devo uscire, però non devo fare niente di particolare, ho applicato comunque quello perché appunto è naturale. Sicuramente quando mi finirà lo ricomprerò, però prima voglio testare quello nuovo di Mulac, che è sempre stick, sempre naturale, che è uscito da pochissimo insieme a tutti i prodotti della base viso di Mulac, e voglio acquistare qualcosina appunto di questi nuovi prodotti di Mulac, soprattutto il fondotinta. Fatemi sapere se vi interessa un video dedicato a questi nuovi prodotti di Mulac, così li proviamo insieme. Comunque passiamo al terzo prodotto, questo fondotinta in cushion. Quindi abbiamo fondotinta liquidi in stick e cushion della Lancome. Anche di questo mi sembra vi ho fatto un video dove lo provavo per la prima volta, ma in realtà in diversi video poi l'ho utilizzato. Comunque ve lo lascio linkato qua sopra. Questa è la sua scatola, che ho tenuto da parte ma è mezza rotta, e appunto il fondotinta si chiama Taint Idol Ultra Cushion nella colorazione 03. E tra l'altro una cosa che non avevo mai detto nei video è che è un fondotinta con SPF 50 e oil free, quindi senza oli. Il packaging mi piace molto perché è specchiato dorato con questa rosellina qua molto bella, che è caratteristica dei prodotti Lancome. Si apre così, c'è un bottoncino qua sotto, si apre così, dentro avete uno specchio e avete la spugnetta, che in realtà non utilizzo, anche se nel video che vi ho linkato adesso di questo fondotinta la prima volta ho provato ad utilizzarla, ma secondo me non assorbe il prodotto e quindi ve ne rilascia troppo sul viso, e almeno sulla mia tipologia di pelle risulta troppo luminoso, quasi lucido. Invece se lo applico con la mia solita spugnetta inumidita, l'effetto è veramente bello perché è luminoso ma non lucido. Poi si apre così di lato e qui avete il fondotinta, che dovete appunto prelevarlo in questa maniera, così, ta ta ta, e poi lo applicate sul viso. Ha anche una leggera profumazione, che però non è troppo esagerata. E in pratica io questo fondotinta lo utilizzo quando voglio avere un effetto di pelle, diciamo una pelle luminosa e perfetta naturalmente, con un effetto glowy, che ultimamente va molto di moda, tra virgolette, però in realtà a me piace proprio molto come effetto, perché secondo me è l'effetto più bello che si può avere nel viso, perché si ha questa pelle uniformata, ma con un effetto veramente naturale che sembra non portiate niente, e super luminosa, super sana. Questo fondotinta dà questo effetto perché ha una media leggera coprenza, però ripeto, potete arrivare a ottenerla anche media mettendo un po' più di prodotto, e ovviamente non avete per niente l'effetto mascherone o pesante, anzi risulta super naturale. E questo qui è un fondotinta che costa un po' di più, i prezzi penso che ve li lascerò tutti in sovraimpressione. Quindi se volete un'alternativa a questo fondotinta che è un po' più di alto prezzo, vi posso dare come alternativa appunto l'ultimo fondotinta che volevo farvi vedere, ovvero questo qui di Debbie, che questo costa veramente
veramente pochissimo. E anche di questo vi ho fatto un video test, ve lo lascio linkato qua sopra. E poi ve l'ho fatto proprio ultimamente. Il fondotinta appunto è questo qui, si chiama Nude e Perfect. Io l'ho nella colorazione 02. Questa colorazione per me allo stato attuale va bene per la chiarezza, però per il sottotono forse è un po' troppo rosato, leggermente rosato. Magari la prima colorazione era più gialla, ma in realtà non lo so, perché da Acqua Sabone quel giorno che l'ho comprata mancava la prima colorazione, quindi sono andata a prendere la 2, che ripeto va bene, è solo leggermente più rosata rispetto al mio sottotono di pelle, ma una cosa molto leggera che non si nota. E appunto questo può sostituirvi questo qui della Lancôme, perché anche questo ha un effetto leggerissimo, comunque con una buona media coprenza. Forse questo, non so il perché, ma mi dà l'impressione che ha una coprenza più leggera, però comunque vi uniforma bene il viso e vi dà questo effetto luminoso, anche questo. Io questo l'ho comprato soprattutto quando voglio uniformare velocemente la pelle e il viso e dargli un effetto super naturale, super luminoso, e quindi fare una cosa molto veloce. E infatti questo è il fondotinta più veloce come applicazione tra tutti i quattro che vi ho nominato, perché il primo, quello di neve, comunque un pochino ci dovete perdere tempo perché è in stick. Questo qui lo applico con il pennello, quindi un pochino di tempo ce lo perdo, e quello in cushion più che altro perdo tempo quando lo devo prelevare. Invece questo qui io di solito lo applico con la spugnetta bagnata, ma lo potete per esempio applicare anche con le mani come BB cream, quindi per uniformare velocissimamente la base e avere un effetto luminoso e naturale. Tra i due preferisco questo, perché secondo me la qualità è un po' migliore, però anche questo per il prezzo che ha è buonissimo, e infatti l'ho usato molto. Tra l'altro anche questo è oil free e ha l'SPF 15. Quindi questi erano tutti i quattro fondotinta che volevo farvi vedere, che vi volevo consigliare, che ho usato molto questo periodo. Ripeto, questo ultimo mese in pratica ho utilizzato solo questo qui di Neve Cosmetics, infatti è per questo che me ne è rimasto poco. Però secondo me, nonostante siano solo 4 ml, per quanto io l'ho utilizzato in realtà un pochino ancora ce n'è. Quindi secondo me il discorso del fatto che ne consumate poco è vero. Quindi io spero di non aver fatto confusione. È una tipologia di video che non faccio molto spesso, quindi non vorrei che ho fatto confusione, che ho parlato troppo velocemente o che non sono stata chiara. Nel caso, scusatemi. Fatemi sapere se voi avete qualche fondotinta di questi che vi ho nominato, come vi ci trovate, se li avete provati, eccetera eccetera. Grazie per aver visto il video, grazie se avete lasciato un like, alla prossima, ciao!